Prima della guerra mondiale, Benito Mussolini aveva la direzione del quotidiano socialista Avanti. Dunque, Benito Mussolini arrivò alla direzione dell'Avanti sull'onda della svolta a sinistra provocata dalla guerra libica e dall'accentuarsi delle tensioni sociali e politiche di quel periodo. E portò nella direzione dell'Avanti una nota nuova. Il giornale fino allora era stato un giornale prevalentemente formativo e informativo, un giornale in cui era abbastanza forte la preoccupazione pedagogica, nel senso politico del termine, di informare criticamente i propri lettori sulle questioni politiche di fondo. Mussolini invece porta un linguaggio di tipo nuovo, direi il linguaggio agitatorio. Mussolini più che convincere vuole cacciare le idee nei crani della gente martellandole con continuità. Cioè la tecnica della moderna propaganda di massa, direi che nell'Avanti viene portata da Mussolini, forse nel giornalismo italiano è il primo esperimento di questo tipo. L'Avanti di Mussolini si caratterizza proprio per questo, nella intitolazione poche idee ripetute con tenacia, con retorica, con parole roboanti, con parole d'ordine, poi con slogan che sono di facile presa. Questo direi che è un po' il carattere che Mussolini porta nella direzione dell'Avanti. Lo scoppio della guerra in Europa nel 1914 segna il distacco di Mussolini dal Partito Socialista e il suo allontanamento dalla direzione dell'Avanti. Nelle accese polemiche suscitate in Italia in favore e contro l'intervento in guerra del paese nel conflitto europeo, la posizione ufficiale del Partito Socialista era per la neutralità. Il mito della guerra rivoluzionaria, della guerra portatrice di radicali cambiamenti nel mondo e nella società italiana, conquista invece Mussolini, che passa nelle schiere dell'interventismo. Ma espulso dalle file del socialismo, privato della sua tribuna giornalistica, Mussolini dopo pochi mesi è riuscito a ritornare alla ribalta del mondo politico con un nuovo giornale, Il Popolo d'Italia, che egli fonda il 15 novembre 1914 e a cui dà il sottotitolo di Quotidiano Socialista. È evidente e storicamente documentato che, privo dell'appoggio dell'organizzazione di un grande partito come quello socialista, Mussolini si sia dovuto servire di altre fonti di finanziamento per la sua nuova impresa giornalistica. Considerato l'indirizzo interventista della sua propaganda, è dunque negli ambienti politici ed economici italiani e stranieri interessati all'intervento in guerra dell'Italia che vanno ricercati i finanziatori del quotidiano mussoliniano. Ecco, ma quali sono i motivi ideologici che hanno spinto Mussolini a dare le dimissioni dall'Avanti e passare al Popolo d'Italia? Cioè, era un momento particolare della storia italiana quello, no? Sì, Mussolini fu dimissionato dall'Avanti dopo il suo passaggio dal neutralismo all'interventismo, dal neutralismo più acceso all'interventismo più acceso, perché all'origine aveva minacciato l'insurrezione se l'Italia fosse entrata in guerra e alcuni mesi dopo minacciava l'insurrezione se l'Italia non fosse entrata in guerra, quindi c'era stato uno stacco di posizioni abbastanza netto. E le motivazioni ideologiche è difficile trovarle, direi sono piuttosto le motivazioni psicologiche. Cioè, Mussolini è un politico di avventura, è il politico il quale vuole cacciarsi in una situazione di movimento e dare la propria impronta personale a questo movimento. E lì c'era stato, io credo che il fallimento della Settimana Rossa da questo punto di vista lo aveva convinto che un movimento partito da sinistra, un movimento di sovversione partito da sinistra, non aveva possibilità di successo. La guerra avrebbe comunque alterato gli equilibri politici esistenti e avrebbe aperto la via a nuove politiche di avventura, che non sarebbero state più per lui da sinistra, ma da destra.